La Gruppo Mascio cade sul terreno amico del Palafacchetti dopo 5 mesi e una striscia di 10 vittorie consecutive. Forlì vince a Treviglio con il merito di aver condotto la gara per oltre tre quarti. Giuri è l'assente dell'ultima ora in casa Blue Basket, ma in campo c'è un Marini che, nelle vesti di ex, impatta il match con 13 punti in 6 minuti, tenendo i bianco-blu in vantaggio. Il quintetto di Martino fa molta densità nell'area dei 3 secondi, mettendo fuori giri i lunghi trevigliesi, che soffrono a rimbalzo e non producono tiri dal campo. Clark tiene a galla i suoi e all'intervallo il tabellone segna 37-41 per gli ospiti. Dopo la pausa, Radonic apre con un'azione da 4 punti. La circolazione di palla ospite carica la mano di Adrian e i romagnoli arrivano a superare la doppia cifra di vantaggio, confermata dalla terza sirena sul 55-66. In campo il duello realizzativo diventa Vitali contro Cinciarini. Il play bolognese guida il riavvicinamento Gruppo Mascio, che beneficia anche del sussulto di Lombardi. Sotto di un possesso, il quintetto di Finelli costruisce ottime soluzioni per Cerella dalla distanza e per Bruttini da sotto, che però non sortiscono l'effetto sperato. Quando a 5 secondi dalla fine anche la tripla del possibile sorpasso da parte di Marini finisce sul ferro, Cinciarini può chiudere la contesa sul 79-83. Con la vittoria di Treviglio, Forlì aggancia la Blue Basket a quota 8, dove sale anche Cantù con Cremona in scia a 6 punti. Le altre formazioni provenienti dal girone rosso, Cento e Pistoia, con 2 sconfitte nella seconda fase, sono ancora ferme rispettivamente a 4 e a 2 punti.